Ciao ragazzi, siamo qui in una sessione di pesca, per il momento serale. Abbiamo iniziato verso le 2:30, però per il momento ancora niente. Stiamo qui fino alle 10 e vediamo un po' cosa esce. A parte un'anguilla, va. Un'anguilla? Un'anguilla col mais. Col mais. Due false partenze. Sì, un po' di toccate così, blande. Nulla di che. Beh, ci vediamo dopo se prendiamo qualcosa. Abbiamo solo 2 minuti per farvi vedere un attimo i terminali, i rig che utilizziamo a crab fishing. E parto io con montature con ami del 2, come potete vedere, e di varie lunghezze, che tengono boilers da 18 a 20 mm, oppure doppie del 18, doppie del 20, oppure omino di neve, classica boilers del 20 con pop-up del 14. Poi troviamo altri rig con degli ami del 4, sempre di varia lunghezza. Come vedete ne ho tanti perché uso soprattutto questi, e parliamo di inneschi che vanno da 1 a 2 boilers del 14, e oppure doppio innesco di mais finto come questo qua, oppure singolo. Allora, come trecciato per fare i terminali utilizzo un K-Carp Camo Green da 35 libbre. E poi come ami, utilizzo quelli della Jaguar che vanno, uso le misure 4, 2 e 1. E come antigroviglio uso questi qua della corda. Sono fuso, che li uso per far sì che la montatura non mi si aggrovigli intorno al piombo. Poi uso questo qua, che è un tubetto in silicone classico per i galleggianti, che lo utilizzo sui terminali. Direte che cazzata che stai dicendo, invece sembra una cazzata, ma non lo è, in realtà la trovo molto utile. Adesso vi faccio vedere se riesco a tirare fuori questo terminale. Come potete vedere qua, gliel'ho messo, se mette a fuoco, non mette a fuoco. Mettilo sulla mano. Ok, come potete vedere, e qui c'è questo gommino che in base a quanto lo alzo o lo abbasso mi regola la lunghezza del capello. Poi utilizzo anche questo rig qua, che è un rig creato in fluorocarbon e trecciato, con una piccola girella al posto del capello, e a cui innesco tramite un classico filo interdentale, soprattutto per montature pop-up. E anche gli stopperini K-Carp arancioni fluo e in silicone, devo dire molto comodi, però si spaccano molto facilmente. Adesso passo la parola al mio collega Marco. Allora, parlando di terminali, solitamente utilizzo un iRig. Eccolo qui, più o meno questo è il classico terminale con stesso trecciato. Unica cosa, ami Wide Gape di Fox. Ok, e un line aligner per dare una curva un po' più grande. Il filetto, il capello, solitamente o una boilers del 20, comunque una bilanciata, difficilmente utilizzo un innesco singolo di boilers piccole, quindi doppio. Anti-tangle, sempre di Fox. E niente. Per pop-up magari un po' di tungsteno, ma nulla di che, questo magari, è il mio rig. Magari spieghiamo per chi non si intende cos'è il line aligner, a cosa serve. Sì, per dare una curvatura maggiore, eccola qui, all'amo.
così che l'allamata è molto più garantita. Sì, esattamente, a differenza di un terminale senza. Ma il piombo, poi il piombo, poi uno sgancio rapido, una clip normalissima per il piombo e nient'altro. Ragazzi, e anche stasera si prende. Adesso è speciale. Oddio. Non parlare troppo presto. Pensiamo. Sembra comunque un bel pesce dopo il tiro. La partenza è stata veramente cattiva. Sempre quello. Non vedo niente comunque. E anch'io però sento che tira parecchio. Bene. Ma è una carpa? Sì, in teoria. Boia, vecchio. E dai, io sono rimasto tranquillo perché pensavo fosse lui. Anch'io. No, io no, ero lì. Fatalità di la lancia, però. Sì, con le mie bolle sul gradino. Una carpa penso grosso. Ma qua. Non ci sono problemi. Ho detto che non tirava, Sì, 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 con calma. Sì, non abbiamo tutta la sera alle 10, dobbiamo tornare a casa. Ha fatto una partenza veramente bella. Sempre alle 9. Quest'orario qua, vai. Sono le 8, 27. È là a destra al capo comunque. Devo fare il paletto anch'io. Si proprio insisti? Riesci a tirare... Ah, vabbè. Ma è su quello, vero? Guarda qua. Dov'è? Eh no, adesso. Vai in altro qua. Bella! Ehi! Bella! Sembra bella. Non sembra male. Ma che trucco. È pronto? Sì, è mai a posto la culla. Fortuna che non volevi sporcarlo. Occhio al filo. L'avevo appena detto. L'avevo appena detto, però ragazzi, oggi capottiamo. Casa mia. Perché guardi la cima della canna? È lì, la vedo io da qua. Vero? Eccolo qui. Hai anche il bilancino, Jacopo? Sta qua. Non c'è ancora il video, vero Marco? Guarda me. Si vede bene. Ti faccio il paretto io, guarda. Se ti illuminiamo da 47 angolazioni, sappi che si vede bene. Sì. Eccolo lì, ok, salvo. Cosa vuol dire? Oh, ci stava. Ok. Vai così. Vai. Era in guadino e è saltata fuori. Mamma mia. Curva. Bella. Ti frega. Cioè, è forte comunque, una bella potenza. 3000 di cilindrata. 3000. Ne ha un sacco. Occhio che sta andando sotto un po'. Dopo davanti attenti. Eccola. Oh, bella carpetta. Sì, che bella. Sta. Sentendo il filo che fa un brutto rumore. No, è perché c'è un pezzo di erba. 0,40 più qua, Marco, più qua. Non ha voglia di entrare in guadino. Mi fa divertire questo. Eccola. Marco le butta tutta. Ma che roba. È entrata e uscita. Entra e esce. Sì, sì, sì. Si vede che l'avranno preso varie volte, ormai ha capito come funziona. Questa qua è bella cattiva. Difficile che qua le prendi più volte.
due. Siamo voce di nuovo. Bella. Bella. E tu, non si sporca la culla. Invece. Bella. Vecchio, bella. Oh, che ci sta. Occhio alla canna. Occhio sì, alle mie canne. L'hai detto perché la stavi per pestare, vero? Occhio al filo qua. Che lo stavi sempre perché l'hai appena pestato. Sì. Bella. Non posso dire. Cavolo, è cattiva, miseria. Bella cattiva. Tieniti qua. Tieniti. 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 Vai, facci se non vuoi sporcarti le mani. Uomo faretto. Ah, già sono matto. Sì. Hai svolato a te o c'è stato? Sì, sì, sì. Ah, che bello. Tiro comunque là fuori da godino. Neanche saltato via un pezzo di godino. Vabbè, è già bagnato di suo, è già umido. Porca vacca, si pesa comunque. Bella. La pesiamo dopo. Dio! No, schianzo in tal muso. Di là così ci sono anche le canne dopo. No, schianzo in tal muso mi arriva. Levi, te le prendo per voi. Ma che bei colori comunque, belle ragioni. Prendi su che facciamo le foto. Se vuoi posso farla io. Oh, se hai voglia di farla, falla. Fai tu la foto. Vai, gigi, scalmu. Eccoci qua ragazzi. Qua se vuoi fare la foto. Uscita una bella carpetta. Dai che ti fa la foto Ivan. Un attimo. Dai, ci siamo ancora in tango. Ah, 7 kg. 7, 7. Anch'io. È tanto grande per essere 7 kg. Sì, che è bella. Bella, è bella larga. È fatta bene. È larga. È una bella capista. Più avanti. Io posso mettere. Sì, esatto. La trappola. Minecraft. Sono questi, vero? Sì. Sono scalini, quindi penso proprio di sì. Non ucciderti. Non ucciderti. Che altro non finire in acqua. Occhio lì, vabbè in acqua lì ti fermo. Forse non l'ho ripreso, cazzo. Sì che l'hai ripreso. Mi ok, so. Boh. Cioè, facciamo le views. Si rischia di ribaltarsi. Metti bianco e nero questa da parte. Sperando di averla presa. Sì, perché qualcuno dice sperando di ribaltarsi. Lui dice sperando di ribaltarsi. Tu hai detto porco. Sì. Oggi ti la metto su ragazzi. Io da solo. Esatto. È andata. Sei cagato un po' d'osso Marco, eh. Ti sei visto in acqua, eh? Bella. Io mi sono spaventato per la carpa più che. Ma che cazzo? No, fiati. Ho tenuto meglio la carpa che me. Ho tenuto meglio la carpa, l'ho messo così per tenere la carpa. Esatto. Trolliamo. Anche, guarda che buco che c'è. Ah, è lì che c'è. L'ho maltato. Sempre. Sono spaccato la caviglia.